Brutta sconfitta per il Monopoli, seconda consecutiva, un primo tempo giocato malissimo dalla formazione biancoverde contro uno Giuliano ben messo in campo. Per quanto riguarda la formazione iniziale, Tomei conferma praticamente 10 undicesimi della formazione di Potenza contro il Sorrento, tranne Santanello al posto di Spalluto. Per un quarto d'ora silenzio da parte della curva nord per protesta contro le diffide arrivate in questi giorni per i fatti presunti di Virtus Francavilla Monopoli. Andiamo a vedere dunque le occasioni principali del match. Al settimo un tiro di Vojacis termina di un soffio al lato. Al quattordicesimo si vede Monopoli davanti con un cross di D'Agostino, colpo di testa di Borello rimpallato da Caldore, ma il Giuliano attacca praticamente con 6-7 uomini in continuazione con il movimento delle due mezze ali che mette in grandissima difficoltà il centrocampo biancoverde, sempre in inferiorità numerica. E al quindicesimo il Giuliano passa con Ciuferri, classe 2004, un ragazzo molto interessante, conclusione di controbalzo che si spegne alle spalle di Perina. Al ventesimo c'è già il raddoppio, cross morbido di Giorgione, Sorrentino viene dimenticato, colpo di testa vincente e 2-0 dunque per la formazione ospite. Al ventinovesimo il Monopoli ha l'occasione per ribaltare o comunque per accorciare il risultato, errore di Menna, Santanello tutto solo non ne approfitta e non riesce a dribblare Russo. Al 38esimo arriva il terzo gol addirittura del Giuliano, cross di Iabre da sinistra, colpo di testa di Giorgione ed è 3-0. Al 42esimo ci prova Iaccarino su punizione, pallone sull'esterno della rete. Al 43esimo cross di Borello, D'Agostino tutto solo, cicca malamente a centro area. Andiamo al secondo tempo, al terzo un tiro di Borello su sponda di Viteritti termina alta. Ci prova all'ottavo il Monopoli con angolo di Borello, sponda di Fazio, gol di Starita che però viene annullato per fuori gioco. Passano pochi secondi, arriva l'opportunità ancora per Starita che mette nuovamente il pallone dentro, ma ancora una volta in fuorigioco dopo la conclusione deviata di Santanello. Al undicesimo la tifoseria biancoverde ricorda una ragazza monopolitana scomparsa in settimana, Iole. Al sedicesimo c'è l'occasione ancora per Starita, cross di Viteritti, colpo di testa, rete, ma è ancora in fuorigioco. Al diciannovesimo ci prova Borello, conclusione al giro che termina fuori. Qui però arrivano due minuti di fuoco per il Giuliano che sfiora più volte il quarto gol. Al ventesimo Ciuferri in contropiede salva Perina, trascorrono pochi secondi, De Rosa dal limite salva ancora Perina, poi mischia in area e salvataggio di Perina e poi Fazio che salva sulla linea. Ancora pochi secondi, colpo di testa di Menna, altro salvataggio sulla linea. Ventitresimo cross di D'Agostino, testa di Starita, questa volta salva Russo. Ci prova il Monopoli al ventottesimo con De Paoli, è entrato nel corso della seconda frazione, il pallone termina al lato. Al 42esimo il Monopoli accorge le distanze con Amlili, tiro di De Paoli respinto con i piedi da Russo e poi la deviazione vincente di Amlili. Al 46esimo ci prova Fazio con un tiro respinto però da Starita, poi De Paoli, il pallone finisce sull'esterno della rete. Finisce così dunque con la seconda sconfitta consecutiva per il Monopoli.